Ja, reise ich etwas zurück in der Zeit. Ich bin häufig in Italien im Urlaub gewesen. Ich hatte den Eindruck, Comics sind dort viel, viel wichtiger als bei uns. Es werden dort unheimlich viele Comics gelesen, die werden aber auch wirklich gelesen. Die werden dann danach in den Müll geschmissen, die werden am Strand gelesen, die werden nicht gesammelt, die werden nicht geschont. Was haben Comics in Ihrer Jugend für eine Rolle gespielt? Fumetti in Italia hanno un'importanza grandissima. Forse non sono così importanti come qua, perché dopo leggerli si buttano e non si hanno a casa. Che importanza hanno avuto i fumetti per lei nella sua gioventù? Ma proprio nella gioventù direi che non avevano molta importanza, perché mia mamma era una maestra all'antica e che non apprezzava molto i fumetti, cioè i fumetti erano considerati qualcosa di diseducativo, insomma, che facevano disimparare a leggere, perché si guardavano le figure, quindi non si leggevano più tanto le parole, erano mal visti. Quindi io in realtà ho scoperto i fumetti da adulto, intorno ai 20 anni, insomma, quando è uscito Barbarella di Foreste. Allora improvvisamente mi sono accorto che i fumetti potevano avere anche un ruolo per gli adulti, ecco, non solamente sul piano dell'erotismo, ma anche su un piano culturale in generale, insomma. Però in Italia mi fermo qui. Sì, sì. Un attimo. Also zu Beginn, also in seiner Jugend haben sie jetzt keine große Rolle gespielt, weil seine Mutter war eine sehr altmodische Lehrerin und sie hat Werte auf wirklich gute Literatur gelegt und war der Meinung, dass man durch Comics nicht sehr viel lernt, weil es eben nur Bilder sind und kleine Sätze, dass man eher das Lesen verlernt, und deswegen hat er erst mit 20 angefangen, Barbarella von Foreste zu lesen und hat gemerkt, dass Comics auch eine wirkliche Bedeutung haben können. Und nicht nur im erotischen Bereich, sondern wirklich, also tiefgründig. Ma in Italia non sono così importanti i fumetti. In Italia è importante la televisione, tutto il resto ha un'importanza molto relativa. Forse sono un pochino più popolari della letteratura, ma non c'è neanche da paragonare con la Francia, per esempio. In Francia sono veramente importanti, o negli Stati Uniti, ma in Italia non direi che sono poi così fondamentali, purtroppo. Ist er der Meinung, dass in Italien die Comics nicht wirklich so viel Bedeutung haben, eher Fernseh und andere Medien. Deswegen ist der Bekanntheitsgrad von Comics in Italien relativ. Es ist eher so, dass er auf andere Länder ausweicht, zum Beispiel Frankreich, und meint, dass es dort eine größere Bedeutung hat. Ja, ich habe aber auch den Eindruck, in Italien ist es relativ einfach, als Disney-Zeichner zum Beispiel einzusteigen. Ganz, ganz viele Disney-Comics werden ja in Italien nicht nur gelesen, sondern auch gezeichnet. Fast alle Comics, die bei uns in den lustigen Taschenbüchern veröffentlicht werden, stammen aus Italien. Es gibt Serien wie Diabolik und Dillendog, wo ganz, ganz viele Zeichner dran arbeiten. Es ist wahrscheinlich schwerer in Italien wirklich einen Einstieg zu finden mit eigenen Comics, mit neuen Figuren, die man selbst entwickelt hat. Oder täuscht dieser Eindruck? In Italia è così che con i fumetti di Disney o altri fumetti molto, molto conosciuti è molto semplice fare un grande successo. È più complicato di fare un successo con le storie proprio private. Sì, c'è una differenza tra il fumetto cosiddetto d'autore e il fumetto cosiddetto seriale, diciamo, o industriale. È quello che negli Stati Uniti viene chiamato i comics o le graphic novel, c'è questa differenza, diciamo. In Italia c'è una grossa produzione di fumetto seriale, che però ha un grande livello grafico, e soprattutto per merito di un editore che è Bonelli, che fa questi fumetti quindicinali, sono Tex, Dylan Dog, Martin Mister, Nathan Never, cioè tutta una serie di fumetti che hanno un discreto successo, insomma. Per quel che riguarda il fumetto d'autore, cioè i fumetti, i graphic novel, cioè quelle storie che sono un po' di narrativa e che non sono seriali, chi ha la fortuna di avere un grosso editore, come per esempio nel mio caso che ho Mondadori, ma anche altri, ci sono anche altri editori,
diciamo che si può sopravvivere, come non si diventa ricchi. E comunque non c'è paragone, ecco, tra questi fumetti di Bonelli, cioè quelli che ho nominato prima, e il fumetto d'autore. Io, se dovessi vivere solo con quello che pubblico in Italia, dovrei cambiare mestiere. Per fortuna ho altri editori nel mondo che mi permettano di... Io non sono ricco, ma comunque non mi lamento minimamente, insomma, sto benissimo e posso fare il mio lavoro con tutta tranquillità, ecco. Also, wie gesagt, es gibt wirklich Schwierigkeiten, mit eigenen Geschichten und kleineren Verlegen bekannt zu werden. Es gibt ja auch diesen Unterschied zwischen einem Comic und einer Graphic Novel, also die eigene Geschichte oder die Serienveröffentlichung. Ja, man macht mit der Serienveröffentlichung mehr Geld oder es ist besser, um irgendwie mehr zu verdienen. Und er ist auch der Meinung, dass wenn er nur in Italien seine Comics veröffentlicht hätte, dass er jetzt nicht dort wäre, wo er jetzt ist. Und er ist glücklich, dass er das nicht so nur so gemacht hat. Durch seinen Verleger, auch Mondadori, der ihm vieles ermöglicht hat. Er ist auch der Meinung, dass man, wenn man Glück hat und auch einen kleinen Verlag findet, der einen sehr gut unterstützt, dass man da auch natürlich bekannt werden kann, aber jetzt nicht auf so einem hohen Niveau, wie es jetzt die Serienveröffentlichung macht. Aber als Zeichner einer etablierten Serie einzusteigen, das war nie wirklich eine Option für Sie, Herr Manara, oder? Eine bereits eingeführte Serie, da einzusteigen bei Disney. Per lei non sarebbe mai stato possibile di entrare in una serie già, cioè già finita, che lei sarebbe. Ma non lo escludo, perché poi questo mestiere non è solo un'ispirazione divina, insomma, è anche proprio una professione che deve fare i conti con il proprio mestiere, insomma, quindi io non lo escludo per niente, anzi. Ma finora solamente quando ho iniziato mi hanno dato una serie già cominciata, ma poi per il resto io ho avuto la fortuna di poter scegliere sempre cose nuove. Ecco, se c'è una parola che può veramente riassumere i miei 40 anni e più di carriera è fortuna, insomma, io sono stato davvero fortunato per i tempi che ho vissuto, per il momento, per aver incontrato degli artisti enormi, tra cui Ugo Pratt, Fellini, eccetera, Jodorowsky, che mi hanno sempre fatto vedere questa professione come una vera festa, insomma, è come andare a Luna Park, per me. Io passo di sorpresa in sorpresa e ho avuto questa fortuna, diciamo. Però se dovessi poi affrontare un personaggio seriale lo potrei anche farlo, ecco, non lo vedo per niente come un'umiliazione o un arretramento, insomma. Adesso per esempio sto facendo delle copertine per la Marvel, che è quanto di più popolare ci sia, ma credo che faccia parte proprio dell'essenza stessa del fumetto essere così popolare, insomma, e non mi dispiace per niente, anzi, l'idea che, non so, nell'Oregon ci sia qualcuno che possa sognare sul mio disegno mi fa molto piacere, insomma. Also, nein, es wäre überhaupt kein Problem gewesen, für ihn einzusteigen, also das hätte er auch gemacht und ohnehin hat er damit angefangen, hat er gemeint, und er hat auch gesagt, dass seit 40 Jahren, die er jetzt diesen Buch führt, ist das einzige Wort, mit dem er diese 40 Jahre beschreiben müsste, eigentlich Glück. Weil er eben das Glück gehabt hat, Verleger zu treffen und eben das Glück gehabt hat, so viel Erfolg mit seinen Zeichnungen zu machen. Und eben auch wahnsinnig gute Zeichner in seinem Leben kennengelernt hat, wie zum Beispiel Hugo Pratt oder Fellini. Und jetzt zur Zeit zeichnet er ja auch für Marvel und es ist ja eigentlich schon fertiges, also jetzt nicht fertig, aber schon etablierte Story. Und er sagt auch, dass das die Essenz des Comics ist. Ja, Sie erwähnten natürlich eben den Namen Hugo Pratt und das ist natürlich ein ganz wichtiger Weggefährte von Ihnen. Sie haben ja auch mit ihm zusammengearbeitet, er hat Ihnen Texte geschrieben, Sie haben ihn sogar als Comic. È stato importante Hugo Pratt per lei, ha lavorato tanto con lui, ha fatto pure apparire in un comic suo. Giuseppe Bergman, come è stata la collaborazione?
Ah beh, intanto con Ugo Pratt c'è stata prima di tutto un'amicizia, una complicità veramente fraterna, perché forse chi conosce un po' l'Italia sa che i veneziani parlano solo il dialetto veneziano, non parlano l'italiano, quindi si trovano molto a loro agio quando trovano un altro veneto che capisca bene il dialetto veneziano, insomma. Per un veneziano è importante la venezianità, si sa che gli italiani non esistono, in realtà esistono i napoletani, i veneziani, i fiorentini, i milanesi, l'Italia è divisa in comuni, non è mai stata una vera nazione unita, insomma, è un'unione artificiale in Italia. E ognuno è orgoglioso della propria città, della propria provenienza. Ma non parlo che ci sia una grande inimicizia fra nord e sud, ma è proprio fra città e città che c'è l'inimicizia. Cioè, fra veneziani e padovani non si possono vedere. Perciò io, essendo anch'io veneto, già ero ben equipaggiato, diciamo, per godere di questa amicizia di Ugo Pratt, poi è diventata davvero un'amicizia fraterna, ecco, lui era il fratello maggiore, e poi io sono l'unico disegnatore al mondo e resterò l'unico disegnatore al mondo che ha disegnato delle storie di Ugo Pratt. Insomma, lui non ha mai scritto storie per nessun altro disegnatore che per me. Avevamo in programma anche una terza storia, è solo che il destino poi ha deciso diversamente, insomma. Quindi per me la figura di Ugo Pratt è stata fondamentale, ecco, fin dall'inizio. Poi il merito o la colpa che io abbia cominciato a fare il fumetto d'autore, quindi a scrivere anche le mie sceneggiature, è proprio di Pratt, ecco, mi ha obbligato a fare questo salto, perché alla fine la considerazione che io avevo per il fumetto è proprio aumentata mentre lo facevo, insomma, ho capito che era qualcosa di molto più importante del gioco che credevo fosse all'inizio, ecco, e questo grazie proprio a Ugo Pratt. Sto facendo un discorso molto lungo, la faccio apposta per Ugo Pratt war für ihn eigentlich wie der große Bruder. Es hat mit einer wahnsinnigen Freundschaft angefangen, auch aufgrund, dass eben aus derselben Stadt kamen und denselben Dialekt gesprochen haben und man in Italien ja eher so, okay, der ist aus meiner Stadt und deswegen mag ich den, weil es ja noch nie irgendwie eine Zusammenarbeit der ganzen Städte in Italien gegeben hat. Also es ist nicht nur so ein Konflikt Norden-Süden, sondern Konflikte von Stadt zu Stadt. Also. Und deswegen war es also erstmal Freundschaft aufgrund der gemeinsamen Stadt. Und dann eben aufgrund von ihm, also dass er durch Hugo gerade in Comics kennengelernt hat und überhaupt in die Stufe erstmal reingekommen ist, das hat er alles ihm zu verdanken. Und sie hatten auch beide eigentlich noch ein drittes Band vor und er hat eben gemeint, dass es, ja, dass eben das Schicksal das anders wollte. Ja, Ugo Pratt steht ja eigentlich, sogar Ugo Pratt hört, er deckt bei das Wort Abenteuer. War der Mensch Ugo Pratt? War der abenteuerlich? War das ein Abenteurer? Wie war der so? La persona Ugo Pratt com'era? Molto avventuroso, tante esperienze. Ugo Pratt, la caratteristica principale di Ugo Pratt era che, a differenza di altri grandi narratori, lui ha vissuto veramente come le storie che raccontava. Ci sono altri grandi narratori, beh, sappiamo che alcuni hanno vissuto come le storie che raccontavano. Chatwin certamente è stato uno dei grandi narratori di avventura che ha vissuto queste avventure. Ma per esempio in Italia c'è un altro autore della fine dell'Ottocento, primi Novecento, che è Salgari, che non si è mai mosso dal proprio studio e ha raccontato però avventure che si svolgevano tutti gli angoli del mondo. Ma Ugo Pratt invece, vi voglio raccontare un aneddoto. Certo. Allora, in Brasile
è stato fatto uno sforzo per creare l'anagrafe anche nella giungla massonica, nella foresta massonica, per cercare di creare una situazione anagrafica, diciamo così, regolare. Quindi veniva offerto del denaro alle ragazze madri che fossero in grado di identificare il padre del loro figlio, proprio per poter organizzare un'anagrafe precisa. Ora, in uno di questi uffici, che era una baracca di legno nella foresta, passava Ugo Pratt e aveva sentito delle grida di donna, di una ragazza col bambino in braccio che diceva: io voglio questi soldi perché ho bisogno di questi soldi. E l'ufficiale di anagrafe diceva: io non te li posso dare finché non mi dici chi è il padre del tuo bambino. E il padre del bambino: io non lo so, ma i soldi li voglio. E allora Ugo Pratt ha riconosciuto questo bambino, dice: è mio. L'ha riconosciuto. Allora questa ragazza contenta è andata nel suo villaggio, e una mezz'ora dopo sono ritornate 5-6 ragazze con il bambino. E Ugo Pratt dice: tutti i miei, li ha riconosciuti tutti. E anni dopo dice che era ritornato negli stessi luoghi e ha trovato un indio con una piuma nel naso e diceva: papà, questo era Ugo Pratt, era veramente questo, diciamo, Ugo Pratt. Ja, also ein sehr, sehr aufregender Mensch, genauso wie in seinen Geschichten ist er eigentlich im wirklichen Leben gewesen. Er hat mir jetzt gerade eine kleine Geschichte erzählt, um zu beschreiben, wie er wirklich war. Und zwar wurde in einem kleinen Urwaldsdorf eine Auflistung aller Menschen gemacht, also aller Väter von Brasilien. Kindern. Man muss ja, Brasilien. In Brasilien, genau. Also eine Auflistung von den Bürgern, die dort wohnten, gemacht. Und deswegen musste jede Mutter den Vater des Kindes angeben. Und dafür hat man eben Geld bekommen. So, und eines Tages kam er an einer Hütte, in der diese Befragungen gemacht wurden, vorbei und hörte Geschrei und also Weinen und kam in diese Hütte rein und diese Mutter konnte nicht sagen, wer der Vater ihres Kindes war. Naja, und dann hat sich Ugo Pratt eben gedacht, okay, dann helfen wir ihr jetzt mal weiter, und das war dann auf einmal sein Sohn. Und so ging das dann mit 6 weiteren Frauen, und irgendwann kam er in dieses Dorf zurück und dann schaute ihn ein Indigo an und sagte: Papa. Ja, Sie haben ja Hugo Pratt, wie ich erst schon erwähnt habe, auch in Ihrem ersten Giuseppe Bergmann-Comic persönlich auftreten lassen. Hätte mich interessiert, ob Sie das mit ihm abgesprochen haben. Haben Sie es angekündigt? Haben Sie ihn damit überrascht? Und wie hat er die Sache aufgenommen? Als Comicfigur ist er aufgetreten. Mhm. Giuseppe Bergmann, voi avete fatto la figura di Bob Pratt, se l'avete domandato prima che l'avete fatto, oppure se è stato una sorpresa? No, certamente sì, no, è stato lui, anzi, che aveva molto piacere di essere inserito dentro, perché Pratt ha collocato il suo personaggio, tutti i suoi personaggi, possiamo dire, all'inizio del Novecento, cioè in quel momento cruciale in cui il mondo, diciamo così, stava cambiando. La vela cedeva il posto al motore nella grande navigazione e la catena di montaggio sostituiva il lavoro artigianale, diciamo così. Era proprio il momento della trasformazione, era il momento in cui è tramontata la grande tradizione della letteratura di avventura anglosassone, con i London, gli Stevenson, i Melville, Kipling, cioè la grande tradizione della grande avventura, della grande letteratura d'avventura, lasciava il posto invece a un altro tipo di letteratura, che era quella, in Italia si dice gialla, cioè poliziesca, mm-hmm. che ha una connotazione completamente diversa, insomma non è più la grande avventura in senso dantesco, nel senso dell'Odissea, cioè l'avventura dell'uomo, ecco, che si mette da solo di fronte al mondo per conoscerlo. C'è un verso nella Divina Commedia, sto facendo troppo lungo, vero? No, solamente una domanda, come ha fatto questo cambio adesso dalla domanda di se l'ha domandato nel... Dunque la domanda era se...
Bergmann e Pratt, era lui che era d'accordo, no? Ah, sì, sì, sarà lui. Di figura di HP heißt. Sì, no, io mi rendo conto che sto perdendo le cose molto alla lunga. Però posso tagliare, allora, sì. lo sapeva ed ero d'accordo. E non, anzi, okay, abbiamo parlato insieme. Also in posso fare una risposta più articolata, ma... Also in kurzer Form, ja, er hat ihn gefragt und er war total begeistert, das zu machen und endlich mal in sowas vorzukommen. Und dann hat er von dem großen literarischen Umschwung gesprochen, aber das hat er wirklich sehr weit ausgearbeitet. Sì, no, perché, no, questo lo devo dire. Pratt era il sommo sacerdote dell'avventura, insomma, del racconto dell'avventura e dell'avventura vissuta. Quindi lui, per fare questo, aveva collocato il suo personaggio, diciamo, in un periodo mitologico di cambiamento. Ma io invece ho collocato il mio personaggio nell'attualità di oggi. Quindi lui aveva piacere in questo senso di partecipare a questa avventura moderna, diciamo, perché il suo alter ego portomaltese invece viveva in un momento in cui non c'erano problemi di parcheggio, di dogane. Portomaltese aveva il mondo a disposizione, mentre Giuseppe Bergman, che era il personaggio che io ho proposto, il nome me l'ha suggerito lui, tra l'altro, che mi ricorda molto Turner, no? C'è un quadro di Turner, inglese, in cui c'è un grande veliero che è rimorchiato da un rimorchiatore a motore. Ed è proprio quella l'essenza del cambiamento della situazione di Pratt. Cioè c'è un rimorchiatore a motore che sta trainando un veliero che sta andando al disarmo, insomma, sta andando alla distruzione. Quel quadro me lo ricorda molto. E questa è proprio lo spirito di Hugo Pratt, cioè un mondo che sta cambiando e noi dobbiamo arrendersi. Ora, lui aveva proprio il piacere di partecipare anche a questo secondo mondo, questo mondo del motore, insomma. ho risposto proprio molto, molto esaurientemente. Però si poteva solamente dire sì, come ho detto prima, sì. Ecco, ma forse è più interessante. Im Grunde, Hugo Pratt war ein sehr, also in der Tradition, also sehr altmodischer Mensch, aber er hat trotzdem akzeptiert und fand es gut, in dieser Moderne aufzutreten. Und dieses Bild da hinten erinnert ihn daran, ein Bild von Turner, da ein motorbetriebenes Schiff mit einem windbetriebenen Segel einfach dahin zieht und eben das Moderne in der alten Welt vorkommt. Und wir, hat er gemeint, also er und Hugo Pratt mussten sich sozusagen ergeben und dieser Moderne mitlaufen. Und eigentlich hat es ihnen gefallen. Und genauso ist es dann eben in der Comicfigur wiedergegeben worden. Sie haben ja auch Szenarios, also Geschichten von Hugo Pratt, gezeichnet. Wie streng waren die Vorgaben? Hat er Ihnen wirklich, er ist ja auch ein unglaublich guter Zeichner, also hat er Ihnen wirklich die Seite schon vorskizziert, Panel für Panel, Bild für Bild, oder hat sie auch eigene Freiheiten, was die Aufteilung der Seiten betraf? Also war es eine ganz, ganz starre Vorgabe oder war es richtig Teamwork, wo sich jeder in beide Bereiche eingebracht hat? In questa collaborazione con Hugo Pratt siete stato libero di fare ciò che volevate voi, oppure pagina per pagina è stato detto da lui? Come sì, no, certo, la sceneggiatura era pagina per pagina, però io avevo la massima libertà di mettere in scena, insomma, questa sceneggiatura. Per esempio, per la prima storia che abbiamo fatto, che era tutto ricominciò con un'estate indiana, si chiamava la storia. Le prime sei pagine per Hugo Pratt erano mute, cioè non c'era dialogo, c'era solo azione. Sei pagine erano. Ma erano talmente belle che io le ho dilatate e le ho fatte diventare 11 pagine. E nella pubblicazione finale sono 11 pagine completamente mute. E lui mi ha lasciato la libertà totale di farlo. Insomma. Io non ho mai cambiato una sola parola del suo dialogo, ma per tutto il resto ero libero
di aggiungere, di interpretare, eccetera. Lui da disegnatore ha sempre avuto un grande rispetto per un altro disegnatore, ecco. Quindi a differenza di quando ho lavorato con Fellini, in cui il regista era lui, era Fellini, e io dovevo solo eseguire gli ordini, fare la brutta copia, fare la bella copia, correggere la bella copia, rifarla. Cioè, ero a disposizione, ero solamente quello che dava una forma, diciamo, alla sceneggiatura di Fellini, ma è chiaro che il potere totale ce l'aveva lui sulla storia, e per me è stata una scuola molto severa, ma anche molto importante, che rifarei subito. Ma invece per Ugo Pratt c'era la massima libertà, ecco, io rispettavo la sua sceneggiatura, però avevo la libertà di muovermi come volevo. Also es gab gewisse Vorgaben, aber trotzdem war er immer frei, wenn er etwas ändern wollte, was er aber kaum machen wollte, weil es so fantastisch und Ärger von Hugo Pratt schon vorgegeben waren. Zum Beispiel im allerersten, was er mit ihm bearbeitet hatte, waren die ersten Seiten, also 6 glaube ich waren das, still und also kein Gespräch, und er hat das dann in 11 stille Seiten abgeändert, weil er das so gut fand. Und also es war eigentlich wirklich eine abgesprochene Zusammenarbeit. Er konnte was ändern, hat es auch manchmal getan und durfte das dann auch. Anders war das eben mit Fellini. Da gab es feste Vorgaben und es war eher so, dass das abgearbeitet wurde, was gefragt wurde. Also eine sehr strenge Schule, aber er würde sie jedes Mal wiederholen. Ja, auf Fellini wäre ich ja sowieso zu sprechen gekommen. Da waren eben Guido Manara, Hugo Pratt, und als dritter großer italienischer Name fällt dann natürlich der Federico Fellini ein. Sie haben ja auch einige Filmplakate für ihn gestaltet. Es gibt ja auch das Gerücht, dass er die Flash Gordon-Comicserie zur Zeit des 30. Zweiten Weltkriegs selbst getextet hat. Am Rande stimmt das eigentlich? Hat er wirklich Flash Gordon getextet? Der Fellini hat Fellini Comics gemocht. Wäre vielleicht lieber ein Comiczeichner als Regisseur geworden? Vielleicht mal als Frage. Adesso volevo parlare di Fellini, appunto di questo, la sua collaborazione, che ha fatto anche quadri di film per lui. E se lui è stato veramente la persona che ha scritto. Was soll er geschrieben haben? Flash Gordon, also den Zeitungscomic Flash Gordon, oder weiter getextet haben, als das nicht mehr möglich war, als die Amerikaner. Se lui ha scritto veramente Flash Gordon. Sì, c'è questo episodio che subito, gli ultimi anni di guerra, Flash Gordon aveva un altro nome, come per esempio Superman si chiamava Nembo Kid, avevano dei nomi italianizzati, insomma, perché all'epoca non si poteva adottare i nomi americani, e anche le storie di Flash Gordon venivano scritte qualche volta dagli autori italiani, insomma, venivano italianizzate, per dire così, ecco. E Fellini, ancora molto giovane, lui è del 1920, e quindi intorno al 40, 42, 43 aveva scritto una sceneggiatura o due sceneggiature per il Flash Gordon italiano, però non quello americano. Ecco. Però dopo ha scritto vari fumetti, che erano però dei fumetti comici, non erano dei fumetti di avventura. E straordinariamente ha concluso la sua carriera, così come l'ha cominciata facendo i fumetti, l'ha conclusa facendo i fumetti. Insomma, questo è stato una grande festa, un onore per il fumetto, ecco. Also, ja, er hat eben bei dieser Geschichte über die letzten Jahre des Krieges hat er einige Geschichten für Flash Gordon geschrieben, aber für das italienische Flash Gordon, also italienisiert sozusagen. Und wie er seine Karriere eben dann angefangen hat mit den Comics, hat er sie dann auch beendet. Und ja, also 1943 hat er zum Beispiel auch Geschichten für Flash Gordon geschrieben. Ja, bitte. Eine Frage, die Sie vielleicht anschließt. Wie kam der erste Kontakt zustande mit Federico Fellini? Come avete avuto il primo contatto con Fellini? Ah, beh, perché dunque eravamo nell'85, e nel suo 65esimo compleanno, lui era di novembre
del 1920. E è stata organizzata da un giornalista in Italia una mostra in omaggio per festeggiare Fellini. Una mostra di disegnatori di fumetti, sapendo di questa sua simpatia per i fumetti. E io ho partecipato a questa mostra facendo una piccola storiella di 3-4 pagine, omaggiando forse più il Fellini disegnatore che il Fellini cineasta. E però non pensavo mai che lui avrebbe visto questa storiella. Invece lui l'ha vista e mi ha chiamato al telefono, mi ha detto che era stato molto commosso da questa storia e mi ha chiesto, mi ha detto che se volevo potevo andare a trovarlo a Cinecittà. Lui stava girando La nave va all'epoca e io naturalmente subito sono andato a Cinecittà e ho avuto la possibilità di vedere gli ultimi film, ho fatto i manifesti dei suoi ultimi film e poi negli ultimi 5 anni della sua vita non girava più film perché non c'era più il finanziamento, perché l'Italia è un paese molto curioso, insomma, e quindi ha dirottato sul fumetto delle idee, delle sceneggiature che lui forse avrebbe potuto fare un film, ecco. Mm-hmm. Per fortuna mia e per sfortuna però della storia del cinema. Mm-hmm. Also das war 85 circa, am 65. Geburtstag von Fellini. Und da wurde eine Ausstellung für Fellini eben gemacht, für seinen Geburtstag. Und da zeichnete er eine kleine Geschichte, die Fellini sehr beeindruckt hat und fragte dann gleich nach, ob er denn für seine Filme eben diese Plakate machen würde. Und somit ist dann eben die Zusammenarbeit mit beiden entstanden. Ja, es ist sicherlich auch etwas ungerecht, wenn wir hier Milo Manara haben und wir sprechen über Fellini und über Unokat. Deshalb die Frage, mögen Sie es eigentlich lieber, ein Skript, ein Drehbuch, eine Story von jemand anders zu zeichnen? Hat man da mehr Freiheit als Zeichner oder ist es doch das größere kreative Erlebnis, wenn man eine eigene Geschichte zu Papier bringt, also die schreibt und die zeichnet? Per lei è un piacere più grande di fare i disegni per una storia già finita oppure una storia sua e fare poi i disegni per questa storia? Ma è molto differente. Io ho avuto la fortuna, l'ho già detto prima, di lavorare con veramente degli artisti straordinari, insomma forse i più grandi artisti che sono vissuti nella fine del XXI secolo, ecco, per cui oltre a Fellini, Ugo Pratt, c'è Alejandro Jodorowsky, e poi non so, Vincenzo Cerami, che è il premio Oscar di Benigni per della vita bella. Ho avuto questa fortuna di poter collaborare, insomma, di poter dare un'immagine, una vita alle sceneggiature di grandi artisti, quindi certamente è molto diverso scrivere le proprie storie oppure disegnare le storie di altri, ma direi che non posso dire se è meglio l'uno o l'altro, insomma, è solamente una vera fortuna e una vera questa esperienza con altri. Also es ist unterschiedlich. Natürlich ist es sehr schön, eigene Geschichten zu schreiben und dann dazu eben Zeichnungen anzufertigen, aber eben durch das große Glück, das er gehabt hat und wunderbare Menschen kennengelernt hat, wie eben Hugo Pratt oder Sandro Jodorowsky, hat er eben auch eine große Freude daran gefunden, die Zeichnungen für die fertigen Geschichten anzufertigen. Und es ist ein großes Glück für ihn. Ja, Erotik spielt eine ganz, ganz große Rolle in Ihren Comics. Man hat manchmal den Eindruck, Sie haben mehr Spaß daran, erotische Geschichten zu erzählen, als, sagen wir mal, geradlinige Abenteuergeschichten oder, sagen wir auch, oder konventionelle Comics. Wie wichtig ist Ihnen persönlich das erotische Moment in Ihren Comics? Nei suoi fumetti, l'erotismo è una cosa molto importante. Avrebbe potuto pure scrivere altre cose normali oppure è un grande ruolo? No, una grande parte l'erotismo nei miei fumetti in generale, insomma, specialmente nei fumetti che scrivo io, direi che hanno un ruolo importante.
Ma allora, quando io ho cominciato 40 anni fa appunto a fare questa benedetta carriera, ero più giovane di 40 anni, e l'erotismo nella mia vita aveva un'importanza, ma non solo nella mia vita, ma anche di tutti i miei amici, di tutte le persone che conoscevo, aveva altrettanta importanza. Per noi era molto importante l'erotismo, anzi direi che se non era al primo posto, poco ci mancava, insomma, nella scala dei nostri valori, dei nostri interessi. E lo stesso percentuale io ho messo più o meno nelle mie storie, insomma, parte che se vogliamo anche su un piano strettamente antropologico, come genere umano, come appartenente al genere animale di questo pianeta, insomma, noi dobbiamo fare tre cose: nascere, riprodurci e morire. Altro non dobbiamo fare, l'unica cosa che dobbiamo fare è questa. La nascita e la morte sono indipendenti dalla nostra volontà, la riproduzione invece dobbiamo metterci del nostro, insomma, dobbiamo metterci un po' di buona volontà. E forse è per questo che è così seducente, perché sennò ci saremmo già estinti, se fosse una cosa disgustosa, diciamo, non saremmo arrivati così avanti. Per cui l'erotismo è davvero una cosa seducente, è davvero molto bello. Io mi stupisco che in altre storie non ci sia, perché mi pare che nella vita di ognuno di noi abbia un posto talmente importante, insomma, che non capisco proprio perché deve essere negato, nascosto. Also natürlich, man sieht, es ist eine wahnsinnig große Rolle. Erotik spielt sehr viel, also in seinen Zeichnungen. Und das hat natürlich angefangen in seiner Jugend, weil er das in seiner Jugend an die erste Stelle gesetzt hat, so gut wie an die erste Stelle. Und nicht nur er, sondern auch seine Freunde oder einfach in der Jugend war das sehr wichtig. Und drei Dinge wollte der Mensch in seinem Leben machen. Er sollte geboren werden, sich weiter vermehren und sterben. Und naja, sich zu vermehren ist dann natürlich das Lustigste an der ganzen Sache. Und genau, und das wollte er dann eben auch in seinen Comics wiederbringen. Und er wundert sich auch, dass in manchen Comics Erotik gar keine Rolle spielt. Also warum sollte man Erotik verstecken oder es nicht vorkommen lassen, also es ist eigentlich ein Muss. Ja. Poi sono normalmente tutta la grande narrativa, insomma, dall'Odissea ai nostri giorni è basata su due punti fondamentali: Eros e Thanatos, l'amore e la morte, insomma, è questo un po' la grande struttura della narrativa. Ora, Thanatos lo troviamo anche sui giornali spesso, cioè l'aspetto funebre, la morte, insomma, la morte violenta o la morte anche naturale, così, è certo uno dei grandi argomenti, insomma, ma io preferisco Eros, non vedo quale sia poi l'eccezionalità, insomma, c'è chi preferisce Thanatos e sono la maggior parte, purtroppo, e c'è chi preferisce Eros, io preferisco Eros, in senso proprio anche energetico, insomma. Eros è la forza che fa rifiorire gli alberi alla primavera, è la natura che si rimette in moto dopo l'inverno, insomma, questo è Eros, è la celebrazione della vita. Schon in der alten Odyssee Eros und Thanatos, die Liebe und der Tod. Ja, bevorzugt er auf jeden Fall Eros, also die Liebe, die Kraft, das, was das Glückliche aufblühen lässt. Und die meisten Menschen, ja, bevorzugen Thanatos, also sind eher pessimistisch eingestellt, aber er ist eher positiv und ja, Eros. Ja, der Applaus war natürlich verständlich, den wir erst hatten, das ist süß, es macht mehr Spaß, sich zu vermehren, als zu sterben. Aber staatliche Stellen sehen das nicht immer so, also wir in Deutschland gab es einige Probleme mit Comics von Hermann Lara, die auf dem Index standen, nur eingeschweißt und am Ladentisch verkauft werden durften. Der Panini-Verlag, weiß ich nicht,
wird da hoffentlich kein Lied von singen können oder dürfen. Gab es in Italien ähnliche Probleme oder ging das da einfacher mit der Veröffentlichung? Ist da was zensiert worden, verboten worden, auf dem Index gestellt worden? In Germania all'inizio è stato molto difficile vendere cose, l'erotismo. In Italia è stato un problema lo stesso, ci sono state delle censure oppure... Ma io non ho avuto veramente grandi censure, solamente in Sudafrica sono stato proibito, molti libri miei, 5 libri miei sono stati proibiti, io ho ricevuto un giornale, parlo di prima di Mandela, parlo durante l'apartheid, quindi nell'80 mi sembra. Ho ricevuto un giornale da Città del Capo con un elenco di libri proibiti, insomma, e lì c'erano dei libri miei, poi c'erano dei libri di Marcuse, perché era in ordine alfabetico, dopo di me c'era Marcuse, ma quella era stata l'unica vera censura che ho ricevuto, insomma, poi in realtà io preferisco andare d'accordo con l'editore, cioè non mi contrappongo mai contro l'editore, quindi se l'editore mi dice di avere un problema a pubblicare una certa cosa, siccome non si tratta di massimi sistemi, insomma, non si tratta di cambiare il mondo, si tratta di più o meno, insomma, di vedere che l'editore abbia i suoi spazi, il suo diritto ad avere una pubblicazione che non corra rischi, quindi io preferisco sempre la complicità con l'editore. Perciò non posso parlare di censure quando è l'editore che mi chiede casomai di cambiare qualcosa, insomma, io la cambio volentieri, non ho nessun... Se si tratta di questo, ecco, se si trattasse di dover rinunciare a delle idee, a dei principi, ma finora questo non è mai successo, ecco. Si tratta solo di vedere coprire di più un corpo, oppure, no, questo non è tanto importante. Also Zensuren gab es in Italien so nicht. Die einzige Zensur, die er wirklich mitbekommen hat, ist aus Südafrika. In Südafrika wurden 5 Bücher verboten. Und ja, also er ist damit einverstanden, wenn der Herausgeber sagt, ja, jetzt muss dort ein bisschen mehr verdeckt werden oder etwas Kleines geändert werden. Das ist ja jetzt nicht die Welt. Sind eben kleine Veränderungen, aber jetzt so ein Verzicht auf irgendetwas hat es nicht gegeben. Und das war auch die einzige Zensur, die er erhalten hat. Sie haben ja auch für amerikanische Verlage gearbeitet, sowohl für DC Vertigo, Sandman, als auch für Marvel, X-Men und auch eher X-Women. Aber gab es da Vorgaben, was Sie machen dürfen, was Sie nicht machen dürfen oder eher nicht? Ah, sì, volevo solo dire che questo giornale l'ho incorniciato, ce l'ho nel mio studio insieme a tutti gli altri premi, grandi premi che ho preso nella mia carriera, c'è anche questo. Che è stato proibito. Sì, questo giornale su cui c'è la lista dei libri proibiti. Also diese Zeitschrift, auf der eben diese Liste mit den Zensur, also zensierten Werken, die er nicht veröffentlichen durfte, hat er auch in seiner Wohnung hat er die hängen. Ja, sehr wichtig. So, mit amerikanischen. Ja, amerikanische Comics wie X-Men oder Sandman, ob es da Vorgaben gab, was Amerika oder ob er da machen konnte, was er wollte. Con i fumetti americani ha avuto sempre, cioè, vi hanno detto cosa fare, un piano sempre fatto oppure aveva la sua libertà? No, i fumetti americani nessuna libertà. No, anzi, addirittura loro danno la carta. La carta proprio per disegnarci sopra. Beh, questo mi ha un po' messo in difficoltà perché io in genere disegno su strisce, mi ha insegnato questo Ugo Pratt appunto, non disegno sulla tavola intera ma disegno sulla striscia, poi mettendo insieme 3 o 4 strisce si ottiene la pagina. Mentre per Marvel, ma anche per la DC, quando ho fatto qualcosa per DC Comics, ti mandano loro la carta con tutte le gabbie, diciamo, stampate in azzurro sulla carta, e è un formato più piccolo di quello a cui sono abituato a lavorare io e non è una carta buonissima, quindi
se si sbaglia, io sulla mia carta, che è una carta Scheller, fra l'altro tedesca, che è una carta splendida, posso correggere con la lametta e grattare, perché la carta sostiene questo trattamento così violento. Invece sulla carta degli americani non si può correggere così, quindi io mi trovavo abbastanza in difficoltà, ecco. Ma quindi voglio dire, proprio non c'è modo di avere la minima autonomia, bisogna fare esattamente... Ecco, l'unica differenza è che noi in Europa facciamo i balloon, lo spazio per le parole, lo facciamo proprio nella vignetta, mentre gli americani lo aggiungono dopo.